Allora, signora Vitale, buongiorno. 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 Senta, innanzitutto le chiedo di riferire alla Corte della sua passata appartenenza, il suo inserimento nell'organizzazione Cosa Nostra. E nel senso io, il mio percorso dal 98? Sì, esatto. Dal mio arresto? In pratica io vengo arrestata nel 98 per l'imputazione di associazione mafiosa 416 bis appartenente a Cosa Nostra. Mi faccio i miei, vengo condannata a 6 anni. A quale famiglia? È Corleonese. È Corleonese. La famiglia di Torrina. No, non ho sentito, scusi. La famiglia Rina, i Corleonesi. Corleonesi. Ma su quale territorio operava? Come? Su quale territorio operava? In quale comune? Nel comune di Partenico e paesi limitrofi. Prego. Può proseguire? Prego, signora. Operavo nel paese mio di Partenico e poi nei paesi vicino al mio, che erano confinanti con il mio, fino a quando poi vengo arrestata perché ho fatto la latitanza di mio fratello Vito. Ecco. Nel 98 mio fratello Vito viene arrestato e subito dopo io prendo in mano la situazione di Cosa Nostra. Perfetto. Prima che lei prenda in mano la situazione di Cosa Nostra a Partenico, vuole spiegare qual era il ruolo dei suoi fratelli Vito e Leonardo? E allora, mio fratello Leonardo già era in carcere, Vito invece si trovava latitante dal 95 al 98, data che poi è stato il suo arresto, e sia Leonardo che Vito facevano parte di Cosa Nostra dei Corleonesi di Totorrina. Ho capito. Erano affiliati alla famiglia dei Corleonesi. Senta, prima ancora che lei prenda in mano la situazione dopo l'arresto di Vito, lei è stata mai utilizzata, comunque sia, ha mai partecipato o in veste anche ancillare, diciamo, alle attività dei suoi fratelli prima del suo arresto? Prima dell'arresto dei suoi fratelli, scusi, ho sbagliato. Ma anche prima del mio arresto, comunque sia, io dagli anni 95 agli anni 98, io ho fatto da ponte tra mio fratello che era in carcere e mio fratello Vito che era Leonardo era in carcere, Vito che era latitante, quindi io ero il tramite dei due. Ho capito. E suo fratello dove era latitante, scusi, dove trascorreva la latitanza? E girava comunque. Era sempre in Sicilia, non si è spostato mai dalla Sicilia, tranne una volta che siamo andati a Bologna, l'ho accompagnato pure io, okay, prima che fosse arrestato, ma poi tutto il tempo l'ha trascorso tra Montelepre, Carini, Torretta, Cinisi, Terrasini, Montelepre. Sì. Sempre nella zona di Palermo. Messina. Sempre in provincia di Palermo, comunque. Sì, solo un periodo è stato nella parte di Messina, di Rometta Marea, da quelle parti là. Signora, scusi, lei è stata condannata per quali reati? Allora, la mia prima condanna è stata per associazione mafiosa 416 bis e quindi ho preso la condanna di 6 anni, che poi ho finito il mio fine pena nel 2002, il 25 dicembre. Il 3 di marzo del 2003 vengo riarrestata con l'accusa di mandante d'omicidio. Ho capito. Ed è stata condannata per questo reato? Sì. Per l'omicidio di chi? L'omonimo di Rina, Salvatore Rina di Partenico, detto Mortadella. Senta, lei quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Nel 2006. Nel 2006. Questi processi quindi si erano già... 2005, 2006 poi sono uscita. Ma lei era detenuta, era detenuta quando iniziò a collaborare? Quando? Quando ha iniziato a collaborare era in carcere? Sì, nel mio secondo arresto. Quindi dopo il secondo arresto... in cui veniva contestato il reato di omicidio? Sì. Lei ha fatto già dichiarazioni, è stata mai processata, ha fatto mai,
è stata mai applicata nei suoi confronti l'attenuante di cui è l'articolo 8? Sì. Per la collaborazione? Sì. Senta, lei ha mai avuto rapporti, contatti con personaggi, uomini d'onore della provincia di Trapani? Più che avere rapporti proprio io personalmente, tramite mio fratello che mi dava disposizioni, però con la parte di Alcamo e paesi sempre nei confini. Scusi, quando parla del fratello deve sempre cortesemente indicare, sì, il nome. Io parlo di Vito perché è stato l'ultimo arrestato e che era la latitante, ma era anche Leonardo, perché andando a colloquio da Leonardo io prendevo anche ordini da Leonardo. Senta, ha mai conosciuto Messina di Denaro, Matteo? Io non l'ho mai visto proprio personalmente. Ho capito. Lei sa se ha avuto contatti con i suoi fratelli? Sì. Ricorda il primo contatto di cui ha notizia, quando risale? Il primo? Il primo contatto, se riesce ad avere memoria, risalendo nel tempo, al primo di questi contatti. Quando è che la prima volta che le parlano i suoi fratelli di Messina Denaro Matteo? Allora, il primo contatto che abbiamo discussioni, cioè abbiamo, hanno, che mi fa sapere di Matteo Messina Denaro, è il momento in cui muore il padre del Matteo Messina Denaro. Ho capito, quindi siamo intorno, credo, al 98. Più o meno, sì. E questa discussione che cosa riguardano? Che dopo la morte del padre, che non si era sicuri che fosse il figlio a prendere il posto del padre nella zona di Trapani, e quindi mio fratello mi diceva di far sapere anche a Leonardo come si dovevano rapportare riguardo a tale situazione, se si veniva a creare il problema. Questo nel 98. Senta, lei ricorda nel corso del 92 se ha mai avuto modo di essere a conoscenza di questo personaggio, di Matteo Messina Denaro, se ha mai avuto notizie sul suo conto? In che anno? Nel 92. Nel 92 io proprio non ho avuto contatti. Io ricordo che quel periodo del 92 comunque c'era mio fratello Michele che stava a Trapani, e allora c'era mio fratello Leonardo che aveva già i contatti, era ancora fuori, è stato un periodo che era dentro e poi era uscito, ma se ne occupava lui, quindi io realmente non ricordo ora precisamente, comunque sono passati pure tantissimi anni. Sì, poi lei nel 92, se non sbaglio, aveva credo 20 anni, vedo dalla sì, data di nascita. Bravissimi, perfettamente. Perfetto, quindi diciamo ancora non aveva alcuna funzione all'interno di quella famiglia. Realmente la mia funzione era che già ero mamma di due ragazzini, quindi ero un po' subito dopo che c'è stato con i miei fratelli, perché comunque avevo sempre un contatto diretto, anche se ero sposata e avevo dei figli. Poi c'è stato l'arresto di Nardo e da lì poi Vito, che era latitante, mi sono sentita in dovere di dare una mano in famiglia anche a livello familiare, no, solo illecito. Poi mi sono ritrovata pure nella parte illecita della situazione malavitosa. Senta signora, il comune di Valguarnera dove si trova? Partinico. Nelle vicinanze di Partinico? Sì. È la zona dove che noi ci avevamo gli animali, che ci avevamo i caseifici, e dove facevano la ricotta e formaggio, ci tenevamo tutte le mucche. Senta, lei si trova all'estremità. Lei ricorda se... Sì. In quella zona, in quella zona, in quegli anni, quindi sempre intorno al 92, si tennero delle riunioni particolari? Sì, sì, sì. Ricordo perfettamente una riunione dove che hanno partecipato diversi personaggi importanti, ma lo ricordo perché allora io ero andata lì per mio fratello che mi aveva mandato a prendere dei panini. Signora, scusi, sempre il nome del fratello mi deve dire. Mio fratello Leonardo. Leonardo. E quindi io mi sono ritrovata. Che era latitante? No, ancora no. Ancora no. Ancora no. Quindi lei aveva la sorveglianza, non era latitante. Ok, quindi lei le viene chiesto di portare vettovaglie.
Io andavo spesso a trovare i miei fratelli in campagna, se non a volte andavo direttamente con loro, però nello specifico quel giorno particolare, ora il giorno preciso no, però il periodo era quello. Io, essendo che andavo in campagna da mio fratello mi aveva chiesto se potevo andare a portargli da mangiare dei panini. Lei ricorda, ricorda precisamente il periodo, signora? Non ricordo preciso, ricordo che era un anno del 92, perché mio fratello, erano loro che se ne occupavano degli animali, proprio ci andava lui, mio fratello Nardo, io viaggiavo con lui perché lui non aveva la patente, a volte l'accompagnavo io. Allora le leggo questo passaggio della sua sì, dichiarazione. Lei ha reso in passato, ha reso sia al pubblico ministero di Palermo che poi a quello di Caltanissetta, il verbale è 25 ottobre 2013. Presidente, funziona? Prego. Sono l'avvocato Baglio, buongiorno. Sempre avremo lo stesso problema anche con questo verbale. Si tratta nuovamente di un verbale riassuntivo e non abbiamo il verbale integrale. Sì. È ovvio che fa fede, che tutto quanto. No, è quello, ovvio, cioè, non mi metto, non vorrei mettere in dubbio nulla. Solo che il problema che si pone è lo stesso della scorsa udienza con un altro collaboratore. No, mi scusi avvocato, qui il problema è diverso, perché qui il problema è, lì c'era la trascrizione che non era stata acquisita da Palermo, qui è un problema più semplice, il pubblico ministero ha l'onere nell'ambito della verbalizzazione riassuntiva di procedere all'utilizzo della fonoregistrazione, che è cosa che è stata puntualmente fatta. Non ha l'obbligo di procedere alla trascrizione. Se le parti che hanno a disposizione il materiale probatorio ritengono di dover affrontare, perché ritengono che la trascrizione del riassuntivo non sia esaustiva, possono richiedere la trascrizione, cosa che non mi risulta sia stata fatta dalla difesa. Quindi c'è un verbale riassuntivo che fa, come dice lei, pienamente fede. E nessuna richiesta è stata avanzata ai fini della trascrizione, quindi qui non manca proprio nulla, avvocato. Quindi non credo che ci siano margini per avanzare alcunché questa sera. Io insisto nella mia opposizione e chiedo che venga prodotto il verbale integrale. Allora, chiedo chiarimenti al pubblico ministero, se ho capito bene, il verbale integrale non c'è, allora, certo, perché non è stato trascritto. Presidente, sì, no. Il codice non prevede nessun obbligo, sì, no, no. Quindi non è stato trascritto. In punto di fatto, le chiedo se ho capito bene, non c'è. Non è stato fatto. Allora, l'opposizione viene rigettata in mancanza dell'atto c'è comunque mancante. Sia, avvocato, per sua tranquillità, ovviamente il CD sul quale lei potrà ascoltare la trascrizione del colloquio e eventualmente chiederne la trascrizione. L'unico atto presente è il verbale riassuntivo, quindi possiamo procedere alla contestazione. Allora signora, le dicevo sì, signora, questa riunione che lei forse è saltato, no? Posso parlare perché vedo lo schermo? Allora signora, questa riunione che lei dice essere avvenuta nel 92, lei in questo verbale che è del 25 ottobre 2013 la fissa ai primi mesi del 92 a Valguarnera. Lei dice, ciò avvenne nei primi mesi del 92 a Valguarnera. Sì, confermo. Ok. Allora, prego, le viene chiesto di portare, diciamo, ai suoi fratelli, a Leonardo, dei panini in questa sì, campagna di Valguarnera. E lei che cosa... Sì, mi rego. Prego. Mi sono recata in campagna, ho portato queste cose, da lì poi noto che c'erano diverse macchine parcheggiate lungo la strada, di cui anche in un parcheggio che c'era dietro la stalla. Da lì capisco comunque sia che c'erano più persone, e in quel preciso momento arriva pure una macchina dove scendeva una persona vestita da prete con da vescovo.
Rimango incuriosita perché comunque sì, venivano tante persone a prendere da noi il formaggio in campagna, però in quel particolare istante io vedo che mio fratello mi annuisce dicendomi hai portato quello che ti ho chiesto, gli dico sì, e mi dice guarda te ne devi andare perché non puoi stare qua, vai vai, e poi ritorna, se ti chiamo vieni subito. Da lì poi io vedo tutte queste persone che comunque si dirigevano verso le stalle, io vado perché non mi potevo permettere di rimanere e vengo a conoscenza di tale cosa quando mio fratello ne parla con Vito. Signora, sempre, scusi, lei ha tre fratelli, quindi io le devo ripetere, sempre, le ripeto sempre l'invito a indicare precisamente il fratello che lei indica. Chi è che, qual è il fratello? Detto, mio fratello Leonardo ne parlava con Vito. Perfetto, ok. E che cosa gli dice? E gli dice che comunque sia, si dovevano decidere perché c'era stata una spaccatura all'interno di Cosa Nostra e bisognava riorganizzare nuovamente il tutto, di cui sia Totò Riina che Bernardo Provenzano, di cui il fatidico personaggio vestito da vescovo era Bernardo Provenzano, e io da lì capisco che quella persona non era un prete ma era bensì Provenzano che era latitante e per venire alla riunione era venuto vestito da vescovo. Senta, lei ha saputo dai suoi fratelli Leonardo e Vito chi erano le persone presenti, chi c'era in quella riunione? In quella riunione c'erano tutti i capi mandamento di tutte le zone, cioè che c'era Cosa Nostra Corleonese, anche perché c'erano da Alcamo, Castellammare, Trapani, Palermo, c'erano tutte le parti di tutti i posti dove c'erano i capi mandamento. Lei da lì venga, è in grado di fare dei nomi dei presenti di quel giorno che le vennero detto a suo fratello? Ora non ricordo di preciso, comunque da Riina c'era Bagarella, c'era Provenzano, c'era il padre di Matteo Messina Denaro, c'era Melodia di Alcamo, poi chi ci sta, insomma c'erano diversi personaggi di cui poi non è che si sono messi a dire. Signora, io sì. le leggo sempre il verbale, il passaggio del verbale che ovviamente riguarda questa circostanza. Lei dice: mi fu detto da mio fratello che tra gli altri c'erano Provenzano, Riina, Geraci e Messina Denaro Matteo. Sì. Quindi sì. Scusi, no, glielo contesto. Sì. Glielo contesto, sì, perché scusi, signora, sì. Glielo contesto perché lei ha detto adesso che era presente il padre di Matteo Messina Denaro, mentre invece a verbale ha dichiarato sì, che era presente Matteo, cioè il figlio. Le preciso subito perché quel periodo il padre non stava bene di salute e quindi era venuto il figlio, e proprio a questo discorso mio fratello gli dice a Vito guarda che non era il padre perché il padre non stava bene e quindi è venuto il figlio. Ma capitava che lei sappia, capitava che il figlio rappresentasse a quel tempo il padre nelle riunioni? Che io sapevo proprio no, comunque sia con i miei fratelli sì, perché c'erano stati questi cambiamenti e c'erano quelli più giovani che si mettevano in primo posto, però io non gli posso dare certezza del fatto che sia avvenuto. Leggo questo passaggio sempre nello stesso verbale, in cui lei dice: sia Leonardo che Vito mi dissero che Matteo era da tempo stato scelto dal padre Francesco a rappresentarlo nelle riunioni. In particolare mio fratello Leonardo già al tempo, faccio riferimento al periodo che precede le stragi del 92, aveva saputo dai corleonesi, intendo principalmente da Bagarella, l'indicazione di Matteo Messina Denaro quale persona a cui fare riferimento nel trapanese. Cioè lei dice che sia Leonardo che Vito le danno questa indicazione di Matteo come, diciamo, punto di riferimento nel trapanese in quel periodo. Sì, è vero. Ha ragione, facendo memoria di quello che è stato nel passato, sì, è così. Allora è stato presentato perché proprio il Bagarella glielo disse a mio fratello Nardo, che era appena uscito dal carcere, che stava a Trapani insieme a Vito, e sono venuti a trovarlo a casa da noi, e proprio allora gli ha detto questo discorso che comunque il figlio avrebbe preso il posto del padre, come così anche quello del veterinario di Mimmo Raccuglia, erano la stessa posizione. Scusi, vuole specificare meglio i rapporti che c'erano fra Bagarella e i fratelli Vitale e Leonardo e Vito a quel tempo? Ripeto, rifacendoci sempre, signora,
al 92, alla fase che precede le stragi del 92, quindi prima di Capaci, prima della bomba di Capaci. Allora, il vero rapporto nasce tra Vito e Leo Luca Bagarella, perché Vito viene arrestato, ora non mi ricordo se era per sofisticazione di vino di quei tempi, e si fa degli anni, si fa precisamente nel 92, viene arrestato Vito, 91-92 Vito viene arrestato. Esce perché poi nasce, mi ricordo la data precisa perché abbiamo dei figli che hanno la stessa età, e quando esce anche il Bagarella era uscito. Il Bagarella quando esce viene a casa nostra a Partinico, dove abitava mamma, e lo viene a trovare, ma già in carcere si parlava che quando uscivano bisognava che incontrassero Totorrina. Ho capito. Quindi la prima cosa che hanno fatto è stato quello di fare in modo che i miei fratelli prendessero il potere del paese, perché allora a Partinico non ci stavamo noi, i miei fratelli erano solo dei picciotti tra virgolette, perché c'era la famiglia Geraci. Ecco, signora, le volevo spiegare, le volevo chiedere questo: quali erano i rapporti fra Nenè Geraci e i suoi fratelli? Allora, i rapporti veri e propri li aveva, al di là di Nenè Geraci, che comunque era quello più anziano, era Nino Geraci, quello più giovane, che poi questo è quello che è morto ammazzato, che questo di qua stava in carcere a Lucciardone con mio fratello Nardo. E allora iniziano, siccome gli sapevano sta capacità, comunque erano dei ragazzi che erano tre fratelli, quindi erano un po' temuti per il fattore che erano abbastanza focosi come carattere realmente. In quel periodo che Leonardo viene arrestato sempre per guida senza patente degli autotreni e comunque sofisticazione di vino, il Nino Geraci lo avvicina e diventa, lo affilia a Cosa Nostra, alla loro organizzazione del paese. Solamente che mio fratello Nardo coinvolge anche Vito. Michele non era il tipo, perché stava a Bologna, che era uno, aveva la sorveglianza e viveva a Bologna per 20 anni, è stato lì. Quindi quando Geraci si mette sotto l'ala Vito e Leonardo, Vito va dietro a Leonardo. Il discorso qual è? Che a un certo momento che i miei fratelli cominciavano ad avere più conoscenze con diverse persone nell'ambito malavitoso, mafioso, il Geraci non l'accetta più come persone, li teme, non li vede più come picciotti, ma li teme. E da lì cominciano ad esserci degli disguidi nel paese, perché loro, essendo che comandavano, cominciano i primi disguidi. I disguidi li portano a una decisione dove, che una volta io parlando con mio fratello, e io ero bambina comunque, se gli dico come mai questa scelta di vita, lui mi dice: quando ti trovi di fronte a delle scelte tra la tua vita e quella degli altri, scegli di vivere. Scusi, tutto quindi, questo quando, tra virgolette, tutto questo quando come? Avviene? E cioè il contrasto, questo contrasto quando è che si realizza? In che periodo esattamente? In grado di indicarlo? Sì, ma non si sente bene, io non lo sento. Le chiedevo, signora, se è in grado di specificare il periodo in cui si rompono questi legami tra i fratelli Vitali e Geraci. Ma già cominciano dagli anni 90. Da quale, in che momento degli anni 90, signora? Ora di preciso non glielo so dire, comunque gli anni 90, perché sono gli anni della spaccatura, gli anni di guerra che cominciano dagli anni 80 agli anni 90, sono proprio gli anni di guerra che sono successi nei nostri paesi, dove che ci sono, sì, stati in un anno, sì. Signora, non so quanti omicidi ci sono. Signora, scusi, per capire, è prima o dopo l'arresto di Bagarella? Dopo? Ah, di ora? No, prima. Quindi, prima. Ancora prima dell'arresto di Bagarella nel paese c'è questo contrasto aperto? Sì. Ma perché lo vuole lo stesso Rina e lo stesso Bagarella che i miei fratelli prendano il posto del Geraci? Ho capito. Va bene, senta, lo Iacono invece in che posizione era, si trovava rispetto a questa, a questo contrasto? Guardi, allora, quel periodo degli anni 90 dove che c'erano le famiglie a Partinico, la famiglia era formata da Geraci, che c'era Nenè Geraci il vecchio e Nino Geraci, poi c'era Fifì d'Unania, Filippo Unania, poi c'era Bonomo. Fifì d'Unania
era con quale, se vuole specificare a quale fazione, a quale delle due fazioni antagoniste contrapposte si apparteneva Nania? Nania apparteneva sempre ai Geraci, erano un gruppo che, allora, Partenico era organizzato in più famiglie, di cui la famiglia Geraci, dove che c'era Nino Geraci e Nene Geraci, la famiglia Nania e lo Iacono. Ok. Solo che loro erano nella famiglia del Corleonese, ma il lo Iacono, come così anche il Nania, erano molto amici di Bernardo Provenzano. Siccome in quei periodi non c'era un buon feeling, quindi era come se ci fossero state delle spaccature interne, dove che la famiglia sì, si fidava ma non si fidava, è come se avessero, viaggiavano sullo stesso binario ma con due linee separati. Quindi da una parte i suoi fratelli legati a Bagarella e il resto, diciamo, legati a Provenzano. Bravissimo. Va bene, signora, chiarissimo, io non ho altre domande, la ringrazio. Persone che suo fratello ha detto c'era Brusca? Non ricordo, se sincera. Che lei l'ha visto? Non lo ricordo, cambia qualche cosa se lo ricordo, non lo so. Io ho nessun'altra domanda, grazie. Pubblico Ministero, ha domande? Un chiarimento, signora, scusi. Lei, sì. Come disse, come ha detto, ha avuto tanti rapporti con... i suoi fratelli, a proposito di questi collegamenti che loro avevano con altri esponenti di Cosa Nostra, questo ben prima che lei avesse a che fare, diciamo, prendesse in mano le redini della famiglia nel 98. Le voglio chiedere, ma lei questa riunione del 92 di cui abbiamo parlato prima, che avviene quando lei ha 20 anni, e come dice lei porta i panini ai suoi fratelli, com'è che le è rimasto impresso proprio questo fatto, questa riunione le è rimasta così impressa? Allora, questa riunione mi rimane impressa perché la richiesta dei panini di mio fratello, perché già capivo che aspettava qualcuno, perché quando lui mi chiedeva di portargli qualcosa da mangiare in più o senza darmi una quantità, è perché sapevo che c'era qualcuno che andava a trovarli. Ovviamente, sapendo che erano i miei fratelli, la deduzione era logica, che c'erano persone che comunque o erano latitanti o erano personaggi che non potevano stare tanto in giro. Ma la vera discussione avviene, io vengo a conoscenza, perché quando Leonardo innanzitutto mi dice te ne devi andare, mi fa Giuseppe ne sangue mio, ora lascia queste cose e te ne vai subito, l'ho detto in siciliano perché sono state le parole che mi ha detto mio fratello. Sì. Quindi io già da lì capisco che me ne devo andare immediatamente perché c'è qualche cosa, e poi da tutto il numero di macchine e di persone che stavano per entrare dentro le stalle. Ora ne venivano di gente, ma non erano in quantità a prendere il formaggio, da lì capisco che c'erano comunque un movimento particolare. Poi vedo pure questo personaggio che comunque mi metteva curiosità, e lì vengo io a saperlo. Scusi, il personaggio che le mette curiosità, abbiamo detto, era... E allora era Bernardo Provenzano Tatture, che non è che ha detto Bernardo Provenzano, visto Zubino. Sì, sì, dice lei l'ha visto, lei non sapeva che fosse Provenzano, ha visto una persona. No. Sì. Che era vestita, ha detto, da vescovo. Sì. Quindi questa è una cosa che la mette in... Senta, ma questo fatto, scusi, questo fatto che colpisce lei e colpisce anche noi. Dico, è stato commentato dai suoi fratelli quel giorno? Sì, ecco, vuole dire alla Corte in che modo è stato commentato questa circostanza, questo elemento che viene fatto oggetto di conversazione? Il discorso avviene proprio per la faticità del fattore che lui venisse in quel modo vestito, e mio fratello Leonardo gli fa, ha visto, manco si riconosceva, vedeste Ozzubino non si intendeva Pucciatture. Dice, se ha saputo un camuffare bene, ha fatto un po' di spettacolo, però comunque sia, dice, va, non è andato tanto nell'occhio. E da lì sono usciti i discorsi, perché stavano a commentare di come si fosse svolta la giornata, la riunione. Ho capito.
Quindi la cosa, lo spunto fu parlare, che parlavano del fatto che questo si era presentato vestito da, in quel modo, diciamo, particolare. Sì. E anche comunque sia come particolare che gli dice Uriso Tsudoto, ma occupa io Tsudoto, che era chi, cioè la portata che aveva lui, perché era una persona tutta sulle sue, poi piccoletto, cioè era un commento fatto sulle persone di come si erano presentate in quel giorno. Ho capito, persone che lei non aveva mai visto prima? No, no. Di cui aveva solo sentito parlare? Sì. Ho capito, e che quindi questa cosa dice la... colpiva la sua attenzione. Senta, i suoi fratelli o lei qualcuno dei vitali o personaggi a voi vicini, avete mai avuto rapporti con persone, soggetti appartenenti alle istituzioni, in particolare ai servizi di sicurezza, ai servizi segreti? Allora, io in particolare no, io ricordo che una volta mio fratello Vito, anche quando c'è stato l'arresto di Totò Riina, commentando, cioè sapevano che comunque vengo a conoscenza che c'erano delle persone comunque che all'interno le davano notizie, come così anche a mio fratello Vito aveva avuto delle notizie da persone che erano nei servizi segreti. Signora, scusi, in che periodo siamo? In che anni siamo? Siamo negli anni che comunque era preciso, non gli saprei dire, comunque negli anni 97, cioè il periodo di gravidanza di Vito io lo vivo quasi intensamente, quindi va dal 95 al 98 e quegli anni ne sono successe di cotte e di cruda. Cioè eravamo al sul mirino perché era rimasto mio fratello da solo, in quel periodo c'era Giovanni Brusca che era stato arrestato e non si sapeva se collaborava o non collaborava, e quindi eravamo in un periodo un po' particolare. Scusa, signora, lei ha conosciuto Vincenzo Milazzo? Chi? Vincenzo Milazzo. A Vincenzo Milazzo no, io ho conosciuto Melodia. Antonino Melodia. Quindi, e dai suoi fratelli non ha mai sentito parlare di Vincenzo Milazzo? Sì, perché i Milazzo dovevano essere nella zona di Alcamo. Sì. Che anche allora c'erano state delle spaccature, la famiglia, cioè la famiglia intendo per Cosa Nostra, volevano che ci andassero i Melodia. E io ho avuto contatti con Ignazio Melodia. Quindi, scusi, i contrasti all'interno della famiglia che voleva che il rappresentante fosse Melodia, chi è che lo voleva? I Vitali che appoggiavano in questo scontro? Corleone e Totò Riina. C'era una... arrivava da Cosa Nostra come... corrente di Totò Riina. Totò Riina aveva dato carta bianca ai miei fratelli, cioè a Nardo, che poi di conseguenza è stato passato a Vito, che dovevano cambiare tutti i capi mandamenti. E allora, quando c'è stata la guerra di mafia ad Alcamo e quant'altro, già i Milazzo dovevano andare fuori e il posto dei Milazzo li dovevano prendere Melodia. Ho capito, va bene, grazie, io ho finito. Prego. Ci sono altre domande? No. Va bene, allora possiamo ringraziare il sito riservato e chiudere il collegamento. Arrivederci. Arrivederci.